Vabbè, l'attributo title lo troviamo su tutti i tag HTML, è possibile aggiungerlo. Cosa fa l'attributo title? Permette, quando ci si posiziona sopra l'elemento, di vedere un piccolo tooltip che spiega a che cosa serve l'elemento stesso. Quindi molto comodo, per esempio, per i menu all'interno delle pagine per spiegare a cosa serve un certo link. Allora, se voi guardate qualunque pagina, guardate questa pagina qui. Se io passo con il mouse sopra il link, solitamente c'è un certo effetto visivo. Come si fa ad ottenere questo effetto? Allora, vediamolo con il CSS. Naturalmente, siccome i link sono costituiti principalmente da testo, possiamo applicare tutte le proprietà del testo, i colori, il font family, lo sfondo, eccetera. Però ci sono questi elementi, vedete, che rappresentano lo stato dell'elemento A. E che se li vogliamo usare vanno inseriti esattamente in quest'ordine, ma alcuni possono anche essere omessi. Che cosa vogliono dire? Allora, A due punti link e specifica le proprietà attribuite all'elemento A. A due punti visited invece può consentire di specificare delle proprietà di A quando è stato visitato. Hover invece specifica le proprietà visibili quando noi ci posizioniamo sopra il link. A active quando la proprietà del link quando viene cliccato. Vediamo. Questo è il link, guarda. Se ci passo sopra col mouse, effetto hover, il link cambia colore e diventa hot pink. Se adesso ci clicco sopra, appena ci clicco diventa blu. Poi quando lo rilascio e sono andata a vedere la pagina dove mi ha portata, ritorno lì, cambia ancora e diventa verde. Allora, ho questo link. Vado, mi creo un file style.css, quindi vado qui, mi creo il file style. Colleghiamo questa pagina al documento di stile. Poi nel file CSS vado a scrivere quando il link è nella pagina e nessuno ci ha ancora cliccato sopra, come deve apparire? Lo voglio per esempio di colore blu. Poi, quando il link è visitato, cioè quando ci sono andata sulla pagina dove mi porta, di che colore lo voglio? Lo voglio rosso, va bene. Poi, quando invece ci vado sopra col mouse, di che colore lo voglio? Colore violetto. Quando invece ci clicco sopra che sto per andare alla pagina, ecco lì possiamo farlo giallo. Tanto si vede solo un attimo. Color, mettiamo, ho questo verde qua, perché sembra quasi un giallo. Ok, allora, adesso sono io che ho impostato queste cose. Chi va sulla mia pagina? Aspetta che salvo. Chi va sulla pagina, che è questa qua, vedrà il link rosso perché è già stato visitato. Poi, se mi posiziono sopra diventa viola, se ci clicco diventa quel verde. Se rilascio, vado sulla pagina di Google. Quando ritorno lì sarà rosso perché l'ho visitato. Un'altra delle proprietà CSS applicate ai link questa text decoration, perché nelle pagine c'è questo effetto del link sottolineato che può andare anche bene, però se non lo voglio, allora posso andare qua ad aggiungere che la proprietà che ha deve avere un text decoration pari a none, cioè non deve averlo. E in questo modo vado a togliere via
la sottolineatura. Adesso vediamo per concludere le tabelle. Allora, creare una tabella, basta utilizzare il tag table e poi chiudere con slash table. In mezzo cosa ci stanno? Le righe della tabella. Quante righe volete che vada a costruire? Due righe. Allora, creo la prima riga, basta scrivere TR, questa è la prima riga, TR slash TR. Questa invece è la seconda, quindi TR slash TR. Allora, quante colonne? Due. Facciamo due colonne. Per creare due colonne dentro TR devo andare ad aggiungere TD slash TD, TD slash TD. Queste sono le due colonne. La stessa cosa la faccio nella seconda riga. E dicevo, adesso non si vede niente. Quindi, per poter vedere qualcosa, vi mostro che non si vede niente. Visto? C'è niente. Per poter vedere qualcosa metto i bordi. Allora, vado nel mio style e vado a scrivere che table deve avere come proprietà border. Allora, un pixel di spessore, poi il colore, il tratto solid, continuo, e il colore, diamogli come colore black. Ok, quindi adesso se vado a vedere la tabella, dovrei vedere questo rettangolino qua, piccolo piccolo. Perché? Perché non c'è un contenuto, no? Si vede solo il contorno della table. Per vedere anche le righe e le colonne devo mettere i bordi anche a TR e anche a TD. Quindi vado qui e aggiungo table, virgola, TR, virgola, TD. Però sempre piccolissimo, ingrandisco, vedete? Adesso proviamo a metterci dentro qualcosa. Salvo. Posso aggiungere del padding per mettere questo testo qua dentro un pochino meglio? Applicare delle proprietà al testo? Sì, certo. Vado qui e applico a TD, solo a TD. All'interno di TD metto che il testo, vediamo font trattino family, mettiamo Arial. E poi aggiungo un po' di padding, un po' di spazio sopra sotto e di lato. Quindi padding, due punti, mettiamo un 5 pixel. E cosa succede? Succede che il testo si discosta un pochino dai lati. Qua vedete la larghezza, possiamo dare una larghezza del 100%, del 50% per ingrandirla un pochino, oppure la lasciamo così che si adatta al contenuto. Possiamo creare anche delle intestazioni, vedete, come in questo caso. Quindi cambio un attimo i valori, supponiamo che la prima colonna sia il frutto, quindi qua aggiungo una riga, poi aggiungo la prima intestazione con TH e non TD, e scriviamo nome. Poi qua possiamo mettere nella seconda colonna il prezzo. Caffè. Cappuccino.
si possono fare collassare i bordi, perché vedete che abbiamo dei bordi doppi qua che sono anche poco piacevoli, quindi possiamo farli collassare. Qua nel CSS aggiungo anche TH, qua metto i bordi anche TH, basta aggiungere virgola TH, ottenendo quindi questo risultato. Adesso però questi doppi bordi non mi piacciono, quindi vado ad aggiungere la proprietà border collapse collapse. Collapse, due punti, collapse. Ecco, così è meglio, no? Si può allineare il testo, per esempio se il prezzo lo vogliamo allineare a destra, allora aggiungo questi elementi TD, la classe write-text. L'aggiungo anche qua. Poi vado nel CSS. Ecco, quindi si tratta, no? Ecco, se poi voglio dare a ciascuna colonna la stessa dimensione, allora devo andare qua a specificare nel CSS anche la larghezza di TD. Quindi TD dovrà avere una width, non so, del 50% o del 25%. Vediamo un po' cosa succede rispetto al suo contenitore. Vado a vedere cosa succede. Un'altra cosa molto importante sono i form, perché permettono all'utente di inviare dei dati al server. Vi faccio vedere sul sito di WooterSchools cosa sono i form in HTML. Normalmente ci sono dei campi, delle etichette. Qua vediamo first name, last name, che sono etichette. E poi questi che sono dei campi. Esatto, sono i campi da compilare. E poi c'è subitamente un pulsante per inviare i dati al server. L'elemento HTML che permette di creare questi form è l'elemento form. Quindi form slash form. All'interno di questi due tag si mettono i vari elementi. Ci sono tanti elementi di tipo diverso. Ogni elemento viene, tranne l'area di testo, viene inserita utilizzando il tag input. Per esempio un tag singolo non ha bisogno di chiusura. Per inserire una casella di testo si utilizza input con attributo type uguale a text. Per inserire pulsante radio si usa input con il type uguale a radio e così via. Checkbox, il pulsante submit oppure un pulsante generico che va poi gestito con JavaScript. Abbiamo tantissimi esempi qua di form. Per esempio questo è un form con i due campi di testo. Possiamo, al posto del campo di testo last name, potremmo andare a scrivere qua password e cambiare il tipo del campo di testo, che non sarà più un type text, ma sarà un type password. In questo modo, se qualunque cosa inserisco qua non viene passata in chiaro, ma viene nascosta. Ci sono altri campi, per esempio c'è il type date, ok, se voglio inserire una data, dove compare lo strumento per scegliere le date. Poi c'è il type number, che consente invece di scegliere un numero. Posso anche specificare l'intervallo di numeri max min. Il pulsante che consente di inviare i dati è sempre un input con il type submit. Cliccando qua sopra,
manda i dati al server e il server risponde qualcosa.